così è meglio. What? Guardate che inquietante questa cosa. Un bambino legato a un pezzo degli scacchi. Inquietantissimo. Certo che è proprio super inquietante questo gioco da tutti i punti di vista. Gli occhi che c'erano tanto nel primo gioco, no? Eccoli la regina bianca. Ok, testa. E tanti pezzi degli scacchi qui senza testa. E lì c'è il re. Cioè, per la serie devi saper giocare a scacchi. Allora, scacco matto. Dobbiamo ricreare uno scacco matto? Wow. Erano anni che non giocavo a scacchi, ragazzi. Mi sa che dobbiamo ricreare. Cioè, può essere questa l'idea, no? Perché, esatto, lui è il re nero. Quindi, dato che noi abbiamo là sopra, per esempio, c'è la testa del re bianco, no? Quindi, in realtà, quello che mi immagino è che dovremmo ricreare gli scacchi. Allora, la regina non può stare qua, però. La regina dovrebbe stare o qui o qui. Qui va bene. Perché sta sulla stessa riga. E quindi lì. Il re. Là non ci arriva però. Devo trovare il modo di arrivarci. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. Ah. Questa è la torre. Allora la torre. Allora in realtà la torre come la regina potrebbero stare. La torre e la regina in questo momento sono intercambiabili per quello che dovrebbero fare, perché le torre e regina vanno in linea retta. Ok, quindi sono abbastanza intercambiabili da questo punto di vista. Vediamo. Vediamo se troviamo altri pezzi. Andiamo dall'altra parte. Qui no, vero? Che cos'è questo? Ah, vi ricordate nel primo che lui tipo ogni tanto mangiava i topi, no? Credo che qui ci sia questa cosa. Ma lasciamola questa bottiglia inutile, me la porto dietro. Allora no, non ci sono altri pezzi. Quindi la domanda è: come cazzo faccio a prendere la testa del re? Questo non prende altro. Questo non lo prende. Come faccio a prendere la testa del re? La testa del re la prendo mettendo questo qua. E salendoci sopra. E poi saltando qua. Qui prendo la testa del re. Ora, l'unica cosa che non mi convince è il fatto che manca una testa. Manca una testa. Manca una testa. Però
Ah, vabbè, me lo dite. Ok, me lo dite. Va bene. Quindi, re... Quindi vuoi il re qua. Ah, gli altri erano già giusti? No, perché la regina deve stare là sopra. Idealmente la regina dovrebbe stare là sopra e il re a destra. Di questo non va qui. Sì, sì, ci sta. Però... Allora, allora non dobbiamo fare uno scacco matto. Perché per lo scacco matto lì la regina idealmente non ci può stare. Cioè... Però effettivamente... Allora, no, ma non è scacco matto questo. Se quello è il re, questo non è scacco matto. Matto, Frank, dici? Sei sicuro? Sì, anche senza alfiere. Perché sempre un c'è il re là accanto. Giusto. Anche senza alfiere. Sì, sì. Bene. Allora... Era qui che si doveva passare, beh. Sì. Tocca fare un rewatch. Ma no, ma mica la regina degli scacchi insegna a giocare a scacchi. Ci devi giocare a scacchi. Io ci giocavo quando ero ragazzino. Non ci gioco a scacchi da... 20 anni? Di più. Sono più di 20 anni che non ci gioco. Le cucine. Piano, 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 piano. Vieni qua. No, troppo presto. Allora, vediamo. Sì, allora. Vediamo. Intanto è uno. E due. Tu vaffanculo. Allora. No. Questa. Ah, ma guarda, è tremendamente inquietante. Vabbè, pederca però. Giuro, è una delle cose più
Cioè, guardate questi tre davanti. Le robe più inquietanti che abbia mai visto nella mia vita. È terrificante sta storia. Guardate lì quei tre. E lui è rimasto senza testa adesso. Ah, c'ha il suo sacchetto di carta. Mi raccomando, eh. Ma l'altro bimbo dov'è? Io voglio l'altro bimbo. Che fine ha fatto? Mi inquieta questa cosa che non c'è l'altro bambino qua. Io lo so che sto gioco prima o poi lo dovrò staccare questa sera, ma sarà una delle cose più difficili che ho fatto in questi mesi. Qualcosa mi dice che dobbiamo buttare giù questo cervello. Ecco. Proviamo a appenderci a questa corda. Madonna che culo. Dio santo che culo. Domani c'è il lavoro, lo so. Allora, dov'è quel cervello che è caduto? Eccolo lì. Che schifo. Quando si dice usare il cervello. Ehi. Ecco. Di nuovo questa. Che sta facendo con quei rane? Vediamo se si muove da solo, se in qualche modo dobbiamo distrarla. Credo che in qualche modo dovremmo distrarla. Questo è ovunque, sì. Ah, devo entrare nella stanza e lei si anima. Movimenti leggiadri, fra l'altro. Non so se avete notato con che grazia lei si muove. Vabbè, zia, però stai calma. Allora, lei appena arriviamo qua si allontana. Il problema è che lui va troppo lento. Quindi o mi metto subito qua. Che vuoi qua? Ok. Piano, piano. Devo fare piano, devo fare piano.
però. Ah, mi ha evitato le... Che è successo stavolta? Riprendi sto cazzo di martello. Non si può mai dire qua. Vicino a quello è l'armadietto. Sì, anche secondo me. Cioè, tipo adesso. Perfetto. Così adesso c'ho il tempo. Esatto. Ora, qui c'è una trappola. Qui c'è una cazzo di trappola. Che è quella. Eccola lì. La vedete? Però devo farla scattare. Eccolo, eccolo. Questa trappola devo farla scattare, mi sa. Perché mi serve il martello qua. E poi potrei utilizzare pure il secchio come trappola. Però così dovrebbe essere più facile. Scusate, stavo interferenza. Fottiti. Adesso come lo sleghiamo a questo? Gli diamo una martellata? Sì. Burino. Purello. Sì, sì, manina, manina, guarda. Manina. Yeah, dammi la manina, bra. Dai, andiamo. Yeah. No. Andiamo. Allora. Qui questa non si apre. Non si arrampica. Leva. Vabbè, allora lo devo fare io. Però, zio, se lo faccio io e là sopra non sale nessuno, a che caso serve tirare su sto coso? Proviamo a tirarlo su, vediamo. Ah no, forse. Esatto, forse sfonde il pavimento. Però non è carino rompere un pianoforte. Devono far danno per forza. Zio, che dobbiamo fare qua? Ci dobbiamo lanciare qui? No. Devi venire qua. Secondo me devi venire qua. Dai, vieni qua. Aiutami. Bra. Sodomizzazione di rana digitale. Io mi lamenterei di questa cosa. Ah ah ah, piccolo. Ah ecco, guarda, guarda, guardate.
Collaborazione, questa si chiama. Chi è? Tiriamo su sta porta, dai, su, tu di qua, io di là. 1, 2 e 4. Dai, dai, un altro po'. Perfetto, bravissimo. Dai, dammi la manina, su. Oh, dammi sta mano. Andiamo. Pensavo che eravamo usciti dalla scuola, invece ci siamo ancora. Piano, piano, che devo prendere quel martello, che gli devo dare una crina a questo. C'è la... Minchia come mena! Bravone! Complimenti! Complimenti! Mazza se mena, oh! Bravo! Che la musica verrà dal piano di sopra. Forse no. Non lo so. Ah, ok, ok, ho capito. Ok. Ci sono. Mi serve per scappare. Dai.
Ci ha sentito. È lungo il collo di questa. Basta con sto collo. Ehi, che cacchio era? Madonna. Ok. Vieni qua. Piove, dammi la manina. Andiamo. Che meraviglia. Una meraviglia. Andiamo. Scusa. Neville, con chi ce l'hai? Allora, qui niente. Buonanotte, Francesco. Ah no, devo spostare questo. Ok, ok, ci sto. Allora, non è così. Vediamo se forse... no, lui poi qua non sale. Però qui c'è una pietra. Come cazzo? Vediamo se adesso spinge questo. No. Non capisco. Più di così non ce va. Ah, ecco. Aspetta. Vediamo, 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 posso spingere. Certo, ragazzi, perché uno non ci pensa mai alla terza dimensione qua, ecco. Adesso sì. La terza dimensione, al fatto che ci sia la profondità. Ci pensi poco. Ok. Guardate. Non è quello?
Cosa abbiamo appena scoperto? Cosa abbiamo appena scoperto? Cosa abbiamo appena scoperto? Allora, questo è l'unico collegamento con il primo, in realtà, fino ad ora. In pratica, per chi non avesse visto il primo, nel primo gioco, il protagonista è proprio, che adesso sta dietro la mia camera, quindi non lo vedete, è proprio questo ragazzino con questo, diciamo, impermeabile giallo. Quindi noi finora eravamo convinti che stavamo manovrando il protagonista del primo gioco. In realtà, il protagonista del primo gioco è l'altro ragazzino. Questo, BD Lounge, questo, il ragazzino con l'impermeabile giallo era il protagonista del gioco precedente. Quindi la cosa bella in questo caso è che, almeno io sono sempre stato convinto che stavamo giocando col protagonista del primo. E invece no. Questa è una cosa che mi piace molto. Dammi la mano. Andiamo. Costumeria. No. Sai che può essere che il finale è quello che pensi? Perché mi sta avvenendo lo stesso dubbio? E cioè, quale dubbio? Che sia un prequel? Che alla fine la sorpresa è che questo in realtà è un prequel? Potrebbe essere. Potrebbe tranquillamente essere. Andiamo. Vieni qua. Ok, allora che ore sono però? Vabbè, l'una meno un quarto, dai, ancora un pochino si può fare. Che posto è questo? Un ospedale? Sembrerebbe un ospedale o un manicomio, volendo, visto l'ambiente, però diciamo una delle due. Wow. Beh, diciamo che è un luogo abbastanza strano. Ah, è partito lui a stecca. Va. Lui è andato. Ha detto, dai, su. Ti faccio vedere. E che cazzo. Sembra cretino. Vediamo se è di nuovo adesso. Che cane. Però ci mancava poco. Allora, pulsante.
Che famo? Tiriamo via sta cosa? No. Gli dobbiamo dire qualcosa? No. Prendiamo... sì, dobbiamo tirarlo via quello, dai, su. Dobbiamo tirarlo via, per forza. Qualunque cosa sia. Ma Mari, non l'hai finito ancora Limbo? Ma ti è piaciuto? Qualcuno ha chiamato l'ascensore. Troppa poca luce. Troppa torcia puntata da una parte. Questi appena prendono quella torcia, non lo voglio manco sapere cosa appare. Ma tanto adesso lo scopriamo. Vediamo. Niente. No, raga. Cioè, guardate lui che si copre la faccia quando gli punta la torcia addosso.